Le prime ricerche di nuovi spazi sonori al di fuori da quelli offerti dalla musica tradizionale risalgono agli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale. Il compositore di maggior rilievo che affronta per primo questo nuovo campo di possibilità è il francese Edgar Varese, il quale negli anni del neoclassicismo e della dodecafonia si spinse nella esplorazione di nuove frontiere sonore. La maggior parte delle sue opere si presenta come un tessuto polifonico di suoni indeterminati, effetti percussivi, ritmi ed effetti timbrici realizzati con ogni mezzo sonoro, dagli strumenti tradizionali alle apparecchiature elettroacustiche e successivamente anche dai suoni elettronici. Edgar Varese è nato a Parigi nel 1883. Studia prima presso la famosa Scuola Cantorum, poi nel 1906 con Vidor al Conservatorio, senza però terminare gli studi. Molto presto compone le prime opere, si fa apprezzare da Busoni, da Strauss e da Claude Debussy, ed è tra i primi spettatori del Pierrot di Arnold Schoenberg e della Sagra della Primavera di Stravinsky, fino al momento in cui nel 1915 lascia l'Europa per gli Stati Uniti d'America. Pur consacrandosi principalmente alla direzione d'orchestra e alla divulgazione della musica contemporanea, Varese si dedica parallelamente ad una serie di composizioni che lo collocheranno rapidamente all'attenzione del mondo musicale come uno dei rappresentanti della nuova musica, tra i più avanzati nella scoperta di territori inesplorati. A partire dagli anni 50 inizia il progressivo riconoscimento sul piano internazionale come compositore e teorico. Numerosi sono i musicisti influenzati dalla sua musica, sia negli Stati Uniti d'America che in Europa. Nel 1950 tenne dei seminari ad Darmstadt ed ebbe tra i suoi allievi Luigi Nono, Bruno Maderna. Un'altra corrente d'avanguardia che ha il suo iniziatore nel francese Pierre Schaeffer, ingegnere e tecnico del suono alla radio di Parigi, è quella rappresentata dalla musica concreta, consistente nell'impiego di ogni tipo di fenomeno acustico registrato dalla realtà. Nata intorno al 1940, la musica concreta ha trovato impiego anche nelle musiche di scena, nei film e per la radio. Basata sui suoni preesistenti, la musica concreta inaugurò uno dei primi modelli di manipolazione del suono per fini compositivi e fu probabilmente la prima scuola di musica elettronica. La possibilità di registrare il suono anche su nastro ampliava di fatto gli orizzonti musicali a confini mai intuiti prima. Schaeffer parlava di musica concreta intendendo il suono nella sua completezza, ovvero sia il fatto di ascoltare il suono in tutti i suoi aspetti: attacco, durata, densità di massa sonora, timbro e frequenza. Pierre Schaeffer è stato compositore, musicologo e teorico musicale, tecnico e dirigente presso l'ente radiofonico francese, dove svolgeva attività di ricerca assieme al gruppo di ricerca sulla musica concreta, nell'ambito di questa corrente.
da lui teorizzata e illustrata nel suo trattato del 1966. Tra il 49 e il 50 compose la Sinfonia per un uomo solo, una sorta di poema concreto sulla giornata di una persona. Nella musica concreta pura, il materiale di base è sempre precostituito, i suoni e i rumori provenienti da qualsiasi contesto, cioè ricavati dalla quotidianità, dalla natura, nonché da voci e strumenti tradizionali, vengono registrati con il registratore a nastro, immagazzinati e successivamente elaborati mediante varie tecniche di montaggio. I più ampi orizzonti sonori sono quelli dischiusi in tempi recenti dall'elettronica. Le conquiste realizzate in questo campo hanno consentito al musicista di elaborare e manipolare i suoni, modellandoli a piacimento per creare un mondo sonoro nuovo. Oggi il compositore ha a disposizione non più 7 o 12 note, ma una gamma teoricamente inesauribile di possibilità. Sebbene i primi strumenti elettronici si siano diffusi già a partire dalla prima metà del Novecento, si è iniziato a parlare concretamente di musica elettronica solo a partire dagli anni 40, quando si diffusero diversi studi di registrazione in Europa, specializzati nella composizione di musica d'avanguardia. Durante gli anni 60 il successo commerciale di strumenti elettronici come i Moog, contribuì a dare alla musica elettronica la notorietà. Nei decenni seguenti si è visto un progressivo perfezionamento delle tecnologie elettroniche e il nascere di innumerevoli varianti di stili che spaziano da quelli più commerciali a quelli di più difficile fruizione. La musica elettronica gode oggi di una grande diffusione e ha contaminato praticamente ogni genere di musica. Tra i più significativi compositori in questo campo troviamo Pierre Boulez, John Cage, Stockhausen e gli italiani Luciano Berio e Bruno Maderna.